Buonasera amici sportivi, ben ritrovati per il terzo appuntamento stagionale con Goleada, trasmissione sportiva legata ai temi dei campionati dilettantistici, prima, seconda e terza categoria ai raggi X. I campionati sono ormai iniziati, facendo i doverosi scongiuri non ci sono problemi legati comunque a situazioni di positività e quindi interruzioni come purtroppo siamo stati abituati a vedere, a vivere nelle ultime stagioni, quindi si sta giocando regolarmente, siamo arrivati alla terza giornata di tutti i campionati e stasera ne parleremo con ospiti importanti, amici di Super J, amici di questo programma che vado subito a presentare. Alla mia sinistra, eccolo qui, Lucio De Iulis, volto importante del mondo Ajax, delegato Ajax, allenatore soprattutto, quindi prevalentemente allenatore, ma anche insomma con questo ruolo che ti contraddistingue da qualche stagione ormai, Lucio. Sì. Buonasera Angelo, grazie dell'invito. Vengo sempre volentieri perché comunque parlare del campionato dei campionati dilettantistici è una cosa affascinante. Poi dico che speriamo che sia veramente di non essere una squadra vincitrice, ma di vincere tutti in questi campionati, perché portare a termine tutti i campionati sarebbe una vittoria dell'intero mondo dilettantistico. Poi con Lucio ci incontriamo anche spesso sui campi, a volte ci scambiamo informazioni sugli anticipi, insomma non è allenatore, è, diciamo, dirigente Ajax da poltrona, ma è uno che va sui campi sempre. Il campo è la cosa che ti appassiona, ti fa è passione e vita, sì, è vita, certo. E anche sui campi è un altro a cui piace stare, è il secondo ospite che vado a presentare, Luca Salini, avvocato, scrittore, opinionista in qualità insomma di tuttologo. Noi ci dà una grande mano sempre, soprattutto con le vicende dei campionati dilettantistici. Grazie Luca di essere questa sera qui con noi. Grazie a te Angelo, per me è un piacere partecipare alle tue trasmissioni. Sono anche un amico di Super J, oltre che un caro tuo amico, quindi partecipo sempre con orgoglio e interesse. Poi sei diventato anche negli ultimi tempi un grande conoscitore di questi campionati. Sì, soprattutto prima, seconda e terza categoria. Che a volte, spesso ti utilizziamo come referente, anche come tramite rispetto alle società che sono tantissime nel mondo dilettantistico. Saluto la regia questa sera curata da Gianluca Iezzoni e io direi, dopo aver detto che nella seconda parte poi andremo anche a fare un salto dalle parti del Real Castelnuovo Guardiamo Mano, che è una delle squadre più attrezzate, almeno così dicono, in prima categoria, con un collegamento telefonico con il dirigente Ettore. Nella prima parte adesso vedremo i risultati e parleremo un po' dei temi di attualità con due esponenti che ci aiuteranno indubbiamente a capire come sono partiti questi campionati. Sommario e riepilogo di quello che è accaduto nell'ultimo fine settimana calcistico. Ecco qui la prima categoria, girone D, si è giocata la terza giornata, un rinvio chiaramente. Se fosse stato 5 anni fa avremmo tutti i rinvii con tutti i campi di terra. Fortunatamente i campi di terra sono rimasti in pochissimi e quindi l'ondata di maltempo che si è riversata nella nostra regione ha colpito calcisticamente soltanto la partita Atletico Lempa Castrum 2010, che dico subito si dovrebbe, adesso non è uscito il comunicato, ma si dovrebbe recuperare mercoledì 8 dicembre. Calcio Atri Prone Pezzano 4-3, qui Luca vuole raccontare una bellissima storia su questa partita, partiremo dopo i risultati proprio con questa storia qui. Favale in Sula Falchi, vittoria a sorpresa degli isolani 2-1, rimonta nei minuti finali. Real Castellato, Real Castelnuovo Guardiamo Mano 0-2, Torricella Santomero, sfida importante tra due squadre attrezzate, 2-1 per i padroni di casa. Varano Castagneto 1-0, ha riposato la Pescarese Angelese. Dopo 3 turni la classifica vede al comando il Calcio Atri a 9 punti, segue l'Insula Falchi a 7, a 6 Favale Real Castelnuovo Guardiamo Mano, 5 Varano, 4 Torricella, 3 Santomero, 2 Prone Pezzano. A quota 1 Angelese, Atletico Lempa Castagneto e Castrum 2010, fanalino di coda 0 punti Real Castellalto.
Andiamocene ora in seconda A. Con l'Atterrato batte Vestina San Demetrio 3-0, Forconi Apreturo 0-1, Lions Villa Atletico Amiternum 6-1, 6 gol roboanti per i montoriesi, Marruci Capitignano 3-1, Montereale Simpon de Romano 2-2, chiude Scoppito Pianola 3-1. La classifica qui sorride agli amici del Lions Villa che sono al comando assieme al Preturo a quota 9 punti, 7 per Montereale Scoppito, 6 Marruci, 4 con l'Atterrato Forconia, 3 Vestina San Demetrio, 2 Simpon de Romano, a quota 0 ancora Atletico Amiternum, Capitignano e Pianola. Andiamo ora in seconda D, anche qui qualche squadra teramana assieme alle Pescarese, questo girone molto caro sì. A Luca Salini, Cappelle Torrecalcio 3-1, c'è Pagatti Citerius San Valentino 5-0, Lettese Castilenti 3-2, Picciano Cellino 0-2, Valle Delfino Villanova 0-1. Si è giocato sul nuovo campo in sintetico, Luca? Credo ancora non è pronto, no. Quindi stanno, ho visto ultimando delle foto, sì. E i lavori dopo tanti anni finalmente si stanno per concludere lì al campo di Castiglione Valfino, ma è arrivata sconfitta interna contro il Villanova 1-0. Vicerratina Bisenti 2-2, quindi i tuoi amici bisentini sono riusciti a strappare questo pareggio. Quattro squadre guidano a 7, Cellino, Cepagatti, Lettese e Villanova, 6 per il Citerius, 5 Bisenti, 3 Cappelle e Vicerratina, 1 Castilenti, Picciano e Valle Delfino, ancora a 0 punti la Torre Calcio. Andiamo adesso nel girone teramano di seconda categoria, Atletico Giulianova, Santa Croce 3-1, Campi Cologna 1-3, Casemolino Roseto 4-1, Gagarin Teramo Cortino 0-5, Paterno Tofo Sporting Martinsicuro 1-0, San Nicolese contro Guerra 1-2, ha riposato qui il Teramo Stazione. La classifica vede al comando una coppia di squadre, Cologna e Controguerra 7 punti, 6 per Atletico Giulianova, 5 Paterno Tofo, 4 Campi Casemolino Cortino e Sporting Martinsicuro, 3 per la San Nicolese, 2 Santa Croce, 1 Gagarin Teramo e Roseto, ancora 0 il Teramo Stazione. Chiudiamo con la terza categoria, vediamo il quadro dei risultati. Atletic Tortoreto batte Mocianesi 2-0. Atletico Teramo Virtus Castelnuovo 2-0. Scusate, 9-0, 9-0. Non ho letto bene, mi ricordavo una vittoria molto più ampia nel punteggio dell'Atletic Tortoreto. Cerchiara Sant'89 5-2. Frondarola Castelli 0-2. Adranus Cerminiano 7-0. Real Pineto Poggese 4-5. Rocca Santa Maria Nuova Toranese 3-1 e Tossicia Bellante 0-1. Qui in terza, tre squadre a 9 punti e sono Atletico Teramo, Adranus e Rocca Santa Maria, 7 per il Cerchiara, 6 Atletic Tortoreto, Bellante e Sant'89, 3 per Castelli, Frondarola, Poggese e Tosticia, 2 Virtus Castelnuovo, 1 Real Pineto, a 0 chiudono Cermignano, Mocianesi e Nuova Toranese. Questo era il quadro completo di quello che è avvenuto nel weekend calcistico del dilettantismo teramano. Do subito la parola a Lucio De Iulis. Lucio, siamo al 13 ottobre, ormai i campionati sono iniziati da quasi un mese, quindi la notizia più bella e più importante è che si sta giocando regolarmente. Beh, i campionati sembrano ormai essere lanciati e questo, io credo che dopo un anno e mezzo di stop sia il vero gol, sì. Il vero gol a cui dobbiamo dare, almeno per il momento, maggior risonanza. Sì, beh, sicuramente la continuità, il modo di allenarsi, le partite da domenica, sinceramente diciamo che ci fa tornare un po' alla normalità, tra virgolette. Io dico subito, un po' passo avanti dicendo che non ho avuto ancora modo di vedere tante partite di prima, seconda categoria e non perché anche la terza categoria, perché comunque con un programma che ci siamo fatti prima o poi vedremo tutte le partite, tutte le società, andremo a vederle, a visionarle, ma anche oltre al calcio vedere anche tanti altri aspetti. Sinceramente oggi mi ero fatto una premessa di
di non parlare di Ajax, ma non per qualche motivo, perché alla fine una trasmissione diventa paranoia, nel senso sta parlare sempre dei soliti problemi, solite cose che sinceramente mi sembra quasi superficiali parlare, perché sinceramente io una parentesi poi ce la ritaglierò per dire appunto per quale motivo il calcio a me piace andarlo a vedere il gol, l'emozione delle piccole realtà, ma vedo anche qua nomi che hanno fatto insomma campionati di eccellenza, promozione, robe varie, quindi rivederle anche in terza categoria con la voglia di ripartire, secondo me è veramente mi fa piacere. Poi magari ci tornerò sul fatto, per quanto riguarda la prima categoria, ho visto un po', ecco ripeto, vedendo tramite i giornali, perché comunque i giornali li seguo totalmente, quando avrò modo di andarla a vedere ci vado sicuramente, ci andrò, ho visto un risultato che secondo me può essere una sorpresa, ma vedo che proprio è la sorpresa di inizio di partita, è l'Insula Falchi che ha vinto, mi sa, domenica scorsa, ha vinto questa domenica, anche se a tempo scaduto, stavo sentendo, però una vittoria a Favale, dove il Favale sembra che sia una squadra attrezzatissima per la vittoria finale. Poi un po', vabbè, Real Guardia Romano, sono due anni che insomma, che c'è cioè, con l'avvento del mister Mino Bizzarri, quindi diciamo che un lusso per la categoria. Preferisco di questo salto di categoria, quindi studiato e preparato, quindi penso che no. Mi fa un po' sorpresa i 0 punti del Castellalto, che stavo guardando un po' la formazione sul giornale, insomma, non è che sia così, a parte il mister Zenobi, ma c'ha anche giocatori come Zaccagnini in porta, come, no? Quindi una società che secondo me prima o poi risalirà, insomma, ecco. Quindi sarà un buon campionato avvincente, perché comunque sono squadre attrezzate. Poi stavo parlando anche oggi con un dirigente del Torricella, così ho avuto modo di scambiare due battute, mi stavo dicendo che Torricella comunque ha un programma importante, vabbè, oltre al campo, però c'ha anche, ha detto che ha subito un paio di infortuni abbastanza importanti, parlando di Crociati, robe varie, di Cifaldi e di... non mi ricordo il ragazzo, quindi no. Però dicono che hanno fatto importante anche la Juniores, quindi per dare supporto alla prima squadra, dove prevedo di far benissimo, anche di vincere il campionato, quindi sono programmi che tu ti porti dietro e robe varie. Io una sera stavo sentendo un programma in televisione, sempre Super J, che diceva, parlava dell'eccellenza, e l'Alba Adriatica parlava, dice, ci stiamo portando l'anno del Covid, perché abbiamo perso magari un anno, due anni dei fuori quota che ci portiamo a cosa. Io dico che, ecco, il discorso che mi stava facendo il Torricello questa mattina, giocare con la Juniores, fare bene, portare in prima squadra, io continuo a dire sempre che quello è il sistema che a lungo andare ti porta i suoi frutti. Questa è la carta vincente. La carta vincente, sì, sicuramente. Ti stoppo un attimo, Lucio, sì. Perché io voglio da Luca, come ho detto poc'anzi, partire da un fatto che è accaduto spiacevole, chiaramente è un lutto che ha colpito un calciatore appunto del Calcio Atri, squadra prima in classifica in prima categoria, ma che comunque è anche una bella storia, tra virgolette, Luca. Sì, come hai detto bene, un fatto diciamo luttuoso, però che dà anche la dimensione del personaggio, dell'atleta. Domenica scorsa, intorno a mezzogiorno, è scomparso il padre del giocatore Matteo Iommarini. Anche di Andrea, che sì, un abbraccio, ci ha collaborato anche con noi. All'una e qualcosa il ragazzo si è presentato al campo per giocare la partita che poi l'Atri ha vinto 4-3 contro il Nepezzano. Sì. E, ha riferito diciamo di questo episodio soltanto al presidente Alessandro Italiani, il quale lo ha cercato di fargli capire che forse era il caso di non giocare. Lui comunque si è imposto, ha voluto giocare a tutti i costi, e tutti gli altri ragazzi non sapevano nulla, assolutamente nulla. Lo sapeva soltanto il presidente. Matteo ha giocato, ha fatto gol, ha fatto una grande partita, ha dato un contributo fondamentale alla vittoria. E, a partita, diciamo, a risultato ottenuto, è stato sostituito a 20 minuti dalla fine. A quel punto, poi successivamente, il presidente Italiani ha riferito il tutto negli spogliatoi ai ragazzi.
Diciamo che si tratta di un gesto esemplare che dimostra una consapevolezza delle proprie azioni, ma anche un rispetto verso i giocatori, verso i compagni di squadra. Comunque dimostra anche un attaccamento forte, un amore forte verso la maglia che indossa. E comunque, a mio avviso, è un gesto importante che merita giusto risalto. No, infatti appena me l'hai detto ne parliamo sicuramente in trasmissione, sì, io ho risposto perché sono quei gesti che danno anche la dimensione, sì, emotiva e anche... E ringrazio il presidente Tagliani che mi ha proprio detto, informato, mi ha informato e me l'ha detto proprio, diciamo, in anteprima questa cosa. Quindi tornando un po' alla classifica, la vittoria dell'Insula, come diceva il presidente, è importante, ottenuta anche al 90esimo, però vincere a Favale con un campo molto ostico non è facile. Mister D'Archivio sta facendo veramente un ottimo lavoro, sono una squadra giovane, ambiziosa, al punto giusto, veramente hanno delle carte importanti da giocarsi in questo campionato. Per rimanere invece al discorso tecnico del calcio adito, sì, l'aspettavi al comando? Ricordiamo che nella prima giornata ha battuto anche il Real Castelnuovo, sì, Guardia Romano, quindi ha già giocato partite difficili. Ti dico la verità, non ce l'aspettava nemmeno il presidente, perché comunque sono una buona squadra, però teniamo conto che ogni domenica 6-7 giocano con il titolare nel calcio adito, 6-7 ragazzi 2000, 2001, 2002, quindi una squadra molto giovane che punta sul settore giovanile a valorizzarlo. E sta ottenendo risultati importanti, 3 vittorie di fila, come dicevi tu, la prima partita è una vittoria importantissima, anche domenica un bel risultato. Loro ovviamente mantengono i piedi per terra, giustamente, però quest'anno sono partiti col piede giusto e forse possono recitare un ruolo importante in prima categoria. Poi c'era il rinvio della partita tra Retico Lempa e Castrum 2010. Magari due squadre che hanno ottenuto un pochino di meno rispetto alle loro aspettative. Ho sentito un po' anche il presidente della Castro, Partipira, il quale mi ha detto che comunque loro puntano un campionato tranquillo, senza assilli, cercano di ottenere una salvezza tranquilla, anche loro dando la priorità al settore giovanile. Anzi, tanti ragazzi che giocano nel settore giovanile vengono chiamati in prima squadra, e quindi questo, Lucio, è molto penso bello, che è fondamentale. Fino a qualche stagione fa eravamo abituati a vedere squadre di categoria superiore che facevano questo binomio, sì, creavano questa connessione tra settore giovanile e prima squadra. Da qualche tempo probabilmente c'è stata un'inversione di tendenza, no? Dovuta anche forse alle circostanze, alle necessità, ma sempre più squadre anche in prima attingono dai serbatoi del settore giovanile, e poi vediamo, questi sono anche i risultati che premiano le società che pianificano lavori di questo tipo. Sì, ma io continuo a dire, ma no, senza... Allora, diciamo che il settore giovanile poi serve anche per avvicinare un po' anche il genitore che viene a vedere la partita, la mamma, il padre, cioè si crea quell'aggregazione, cioè mentre prima restava la prima squadra, era un gruppo di amici, e adesso invece diventa più come si può dire, un binomio che sa, a prescindere possa essere un fatto anche economico, diciamo che sinceramente le società adesso devono guardare anche a questo, perché hai bilanci e tutto, quindi secondo me il settore generale è l'unica cosa che ti possa portare, e poi soprattutto dare continuità nel tempo, perché comunque facendo la trafila ti arrivano in prima squadra ragazzi del tuo settore giovanile, è una soddisfazione. Io mi rilascio sempre agli allenatori, anche a noi, per noi è la stessa cosa, facciamo i corsi di aggiornamento, portiamo gli allenatori fino a che tu non vedi, perché ripeto, sono andato forse a saldare qua, ma lo volevo dire, forse lo inserisco qua nel discorso. Restare nell'AIAC, la soddisfazione qual è? È quello quando tu vedi i tuoi corsisti che a lungo andare fanno la loro carriera. Non dimentichiamoci che Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo, sono tutti figli AIAC, Abruzzo.
stavo guardando proprio l'altro giorno, Eusebio Di Francesco ha fatto il corso con Giacinto Fabrizio, che allena la Torranese. Quindi ti sta a dire, non è che il programma, i corsi, la stessa cosa le scuole calcio, porta ad avere quel risultato finale. Poi chi ci crede, chi ha un po' di fortuna anche nel calcio, stessa cosa, porta questa cosa qua. E perciò io dico sempre che sto nell'AIAC, perché ripeto, nell'AIAC lo fai perché ci credi a certi programmi, non lo fai certo per soldi, questo ve lo assicuro sicuramente, né io, né il presidente regionale, né il provinciale, né gli altri consiglieri, ma soprattutto per delle gratificazioni che tu hai. Hai alla fine vedere questi risultati qua, e così è il settore giovanile. Tu quando ti vedi in prima squadra, io pure ho avuto, nella mia piccola parentesi di allenatore, poi per impegni lavorativi e robe varie, tu quando ti rivedi, ripeto, parentesi stupida, Di Massimo, che l'hai avuto a Sant'Omero, l'ho allenato, giocavo in prima squadra, qualche volta ce lo rubevamo per portarmi con la Juniores, una partita a Pinedo, me ne ricordo, ci fece 2 gol, non sapevamo come dire alla società perché l'avevo portato, però si vedeva il ragazzo che aveva voglia di divertirsi, e per noi era un piacere averlo, e quando veniva là lui non pensava alla prima squadra, ma si pensava a divertirsi, e quello è lo spirito del settore giovanile, divertirsi, e poi ti porta dei risultati finali. Sicuramente. Bravo Lucio. Allora io voglio andare, prima di chiudere la prima parte di goleada, poi abbiamo tutta una seconda parte anche legata anche ai pronostici, continua goleadina, grande successo anche per la seconda giornata. Una domanda è arrivata per Luca: ma quando è che deciderai mettere in secondo piano il ruolo di opinionista per tornare a fare il direttore sportivo? Questo è firmato mister Piero Marietti, che saluto con affetto, Marietti, che sta andando molto bene, la sua squadra ha vinto in trasferta, sì, anche di seconda categoria. Mister, la volontà, la voglia, anche il desiderio è forte di tornare sui campi da gioco con un ruolo, diciamo, all'interno di una società, un ruolo attivo all'interno di una società. Però devo dire che anche il ruolo di opinionista non mi dispiace. Quando ci sarà l'occasione, sperando che arrivi, non mi esimerò da valutare e poi magari prendere una decisione. Non necessariamente in tal senso. Non nella necessariamente zona, nella mia zona, okay, assolutamente. Quindi anche un'apertura. Vedremo. Per adesso, comunque, mi piace questo ruolo di seguire il calcio dilettantistico. Comunque mi ha appassionato tantissimo. Cerco comunque di dare un contributo importante anche in questa ottica, in questa chiave. Lo stai facendo benissimo. Io volevo, prima della pausa, andare anche in seconda D, che se non sbaglio è il campionato proprio dove sì, sono quelle 3-4 squadre, sì, appartenenti alla Vallata Delfino, perché qui c'è il Cellino, che è il direttore sportivo intervistato Di Marco, sì, da te, l'aveva dichiarato, insomma, il Cellino dopo la vittoria con 5-1 col cappello sul tavolo, non si nasconde, ma è tipico dei cellinesi, insomma, non amano domenica hanno vinto, nascondersi e parlano chiaramente, quindi stanno facendo bene, il campo li sta ripagando del lavoro fatto in estate. Abbiamo un pochino indietro il Castilenti e il Bisenti sta lì, sì, sta lì nel mezzo. Il Valle Delfino, non so adesso come vuoi inquadrare l'inizio, sì, di campionato degli amici della Valle Delfino. Sì, ho sentito Gianni Di Battista, il quale ovviamente sempre molto positivo, nel senso che ha riconosciuto che c'è stato un inizio, diciamo, un po' deludente, però bisogna tener conto del fatto che in un amichevole precampionato hanno avuto 4 infortuni in una stessa partita, tra cui Mergiotti, che sarà fermo 2 mesi. Poi hanno anche Colicchi, che è un po' in ritardo con la preparazione, quindi hanno, diciamo, che questo inizio un po' deludente dipende anche dai tanti infortuni, che comunque è un fattore che ha contribuito a rendere difficile l'inizio di tante squadre, perché stare fermi per 1 anno e mezzo non rappresenta proprio un viatico importante e positivo. I 5 punti del tuo Bisenti come li dobbiamo leggere? I 5 punti del mio Bisenti? Una squadra che sta facendo bene, oppure una squadra che... Sì, in quest'estate si sono rinforzati tantissimo. È tornato il capitano Alberoni, che era capitano anche ai tempi in cui ero direttore generale io. Poi hanno preso dei ragazzi interessanti, hanno preso Di Sabatino, che è molto forte, un ragazzo promettente, giovane. E hanno la Valle Delfino, diciamo, che gli ha
ha ceduto dei giocatori importanti, il Bisenti, poi hanno preso l'allenatore Merlini, non è male, stanno facendo un buon campionato, a mio avviso potrebbero anche puntare a risultati importanti, quindi a titolo sanno, sì, quei 5 punti che potrebbero essere anche una rampa di lancio per il loro campionato. Sì, purtroppo, dicevo, sulla Valle Delfino che hanno anche problemi legati a ragazzi che lavorano, quindi hanno difficoltà ad allenarsi un po' con continuità, però... Ma quest'anno anche la promozione, visto Lucio, sì, un girone, sì, gioca il sabato. Sì, a me non dispiace, padre, ti dico la verità, non dispiace per un motivo solo che a me piace girare, quindi mi dà la possibilità ancora di più per vedersi, perché quando siamo chiusi, quindi non è non mi dispiace, quindi sicuramente è logico. Servono arbitri, servono assistenti. Il problema è questo, che magari facendo un girone in più a Rovevare si poteva pensare che ci stava questo problema qua, però poi il problema era da studiarlo. Speriamo un po' che prima ci siano ragazzi però che vogliono intraprendere questa... Ti volevo... Vai, ci mancherà una Luca. Chicca un po' di mercato, visto che parliamo, sì, di questo girone. Il Castilenti è vicino all'acquisto di Enzo Affettuosa, me lo ha riferito il presidente Giuseppe Mazzocca. Loro hanno difficoltà in attacco perché hanno soltanto Sorricchio, hanno avuto diversi infortuni in attacco. Un grande colpo. Sì, un grande colpo. Subito la società è andata a individuare. Sì, sì, si sono mossi bene per cercare di colmare questa lacuna. Sì. E quindi Mazzocca mi ha detto che loro cercheranno di risalire la china ed è fiducioso nella sua squadra. Ottimo, ottimo colpo, ottima notizia. Grazie Luca per questa news di mercato che riguarda il Castilenti. Io mi fermo solo qualche istante per pochi minuti di pubblicità e poi una seconda parte ricca di temi, tutti i gironi, i campionati di cui non abbiamo parlato nella prima parte, collegamento telefonico col dirigente del Real Castelnuovo Guardia Umano e poi goleadina finale prima dei saluti. A tra pochissimo. Seconda parte di Goleale in compagnia di Lucio De Iulis e Luca Salini. Siamo in attesa di collegarci con il dirigente Andrea Torre del Real Castelnuovo Guardia Umano. Poi gli ospiti sono anche impazienti di andare a toccare le altre squadre, gli altri gironi di cui non abbiamo parlato nella prima parte. C'è un record della Tranus, dicevi Luca. 18 gol in 3 partite, 0 gol subiti. Quindi terza categoria e partita scoppiettante con questa squadra della Tranus che sta facendo prestazioni da record. Ma ora abbiamo, e lo vedo in collegamento, il dirigente del Real Castelnuovo Guardia Umano, Andrea Ettore, che saluto e ringrazio. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, Angelo, e a tutti gli ospiti e ai telespettatori. Grazie di concederci qualche minuto, ma noi volevamo sentire una voce all'interno della società, di una delle società di cui si parla di più in questo inizio di campionato. Passo falso nella prima giornata che ci può stare, abbiamo visto anche la forza del Calcio Adri che è lì in vetta a 9 punti, poi però vi siete rimessi in scia e avete fatto bene, quindi siete abbastanza in linea con le aspettative, immagino. Sì, il campionato infatti è iniziato con un passo falso ad Atri, è stata una partita molto combattuta dove alla fine un episodio è quello che ha deciso tutti, perché noi ha deciso tutto, perché noi siamo rimasti in 10 al 15° del primo tempo e quindi ci ha un po' troncato le gambe. Comunque la squadra è stata brava a rimanere in partita, abbiamo rischiato anche di far risultato e quindi tanto di cappello a tutti i nostri giocatori. Poi per fortuna siamo rimessi subito in carreggiata, sono venute due vittorie con Atletico Lempa e Castellasto. Comunque la cosa che mi fa più sperare è che comunque la squadra sta crescendo sempre di più in queste settimane grazie al lavoro di tutti. Sì Andrea, intanto stiamo vedendo, credo che sia il vostro sito ben curato, voi siete una realtà che non lascia nulla al caso, siete tanti, sì, dirigenti, fate sì, le, sì, cose insomma nella maniera giusta. Stiamo vedendo anche un album, non so che cos'è, un
Avete anche le foto Io in questo momento non sto davanti alla televisione, quindi sì, non stiamo so che vedendo album pure è. Il vostro sito, c'è anche la raccolta fotografica, insomma, della Sì, vostra diciamo, società. quest'anno per quanto mi riguarda, anche per altri dirigenti, è iniziato il 21° anno, insomma, dove ci siamo dati da fare per questa zona, per Guardia Romano. Sì, e alla fine. Quest'anno sì, avete dimmi. Il problema ingombrante, anche che vi crea indubbiamente delle turbative da un punto di vista logistico, mi riferisco al campo. Siete costretti in questa fase a peregrinare, no? Sì, hai toccato proprio il tasto dolente di questa stagione, perché noi in questo momento ci alleniamo a Roseto. E per quanto riguarda le partite casalinghe, siamo costretti a vagabondare, perché noi, il nostro comune notaresco, sembra che abbia una sola squadra, quindi noi non ci tengono proprio in considerazione, e il campo che guardiamo a mano, purtroppo, ogni anno ci siamo sempre dati da fare per sistemarlo, però per una società piccola come la nostra, ogni anno affrontare quei 5-6 mila euro di spese per livellare e seminare ogni anno, quest'anno non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo chiesto aiuto al comune, che non c'è neanche risposto. Ha detto che il campo di Notaresco, noi ogni domenica lo chiediamo, ma neanche ci rispondono. Quindi siamo costretti, la seconda partita abbiamo fatto, siamo andati a giocare in casa a San Decidio, addirittura una delle cioè, più se giocavate in trasferta era meglio, sì, facevate meno sì. chilometri. Questo mi dispiace, perché conosco la vostra passione. Poi avete sempre sfruttato, anche se così possiamo dire, il fattore casalingo, con anche una bella accoglienza. Ricordo anche i terzi tempi con gli avversari, e sapere insomma che siete costretti a girare anche solo per trovare un sì, gioco. Al momento è così. Per domenica, per la partita con il Favale, dovrebbe essere sicuro l'utilizzo del campo del Castelnuovo. Ovviamente noi andiamo lì, paghiamo, siete lì vicino, perché non ci regala niente nessuno, quindi con l'augurio di risolvere al più presto questo aspetto. Sul campionato, sulle squadre che avete affrontato finora, e anche sulle avversarie di cui si parla, potrebbero essere le vostre avversarie, perché lo possiamo dire, insomma, ambite a arrivare tra le prime, dai, questo lo possiamo dire. Sì, 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 sicuramente il sogno è quello di vincere il campionato, però si sa che per vincere non è mai facile, no. Ci vuole un mix di bravura, impegno e anche fortuna. Sulla carta mi sento di dire Favale e Torricella, che hanno due ottime rose. Poi il Favale c'ha il Bomberfini, che quest'anno è esploso, già 5 gol. Vedremo domenica. Secondo me, senza nulla togliere all'Atri, che abbiamo affrontata, secondo me queste dovrebbero essere le due squadre più platonate, diciamo, dai, diciamo così. Mo le affrontiamo tutte e due, perché mo giochiamo prima col Favale in casa e a Torricella fuori, e quindi magari tra 2 settimane avrete subito meglio. Un riscontro reale sul campo, affrontando sì. quelle che, come hai appena detto, potrebbero essere le candidate a contendere. Sì, poi magari ce ne sta pure qualcun'altra, qualche però io esce sempre negli ultimi non anni. Non ne conosco in prima, poche, Lucio, mi ricordo il Castagneto, che sì, non sì. era pronosticato da nessuno. Sì, sì. Negli ultimi anni sì, sempre sì. è sempre arrivata qualche sorpresa, sì. Il Miano stesso. Quindi in prima è classica la sorpresa, la squadra sì, che non ti aspetti. Io ti ringrazio tanto, Andrea, ti faccio in bocca al lupo a te, a tutta la tua la società che in questo momento Grazie. Rappresenti, e speriamo insomma che il campionato possa andare per il meglio per voi e per tutte le altre squadre. Sì, io vi ringrazio, grazie sempre delle occasioni che ci date per metterci in mostra, grazie tante. Grazie a voi. È una trasmissione molto importante per noi. Grazie a voi e buona serata, grazie. Grazie. Salutato la voce sì. di questa realtà che insomma da qualche anno, con la fusione di due società, però sta facendo le cose, mi dispiace per i problemi logistici legati al campo, ma comunque è una squadra importante, è una società importante che sì. non la metto mai
insomma, dopo la squadra, perché le squadre importanti devono avere anche una società importante dietro. Sì, ma io comunque in realtà dei campi, guardiamo Mano Abbey, Miano, la stessa Torrese, parliamo di eccellenza, che adesso stanno A Giulianova. a Giulianova, capito? Castelnuovo, cioè, nel senso allenano a Teramo. Poi ultimamente, sembra che sono partiti i lavori al campo di Villatorre, fanno queste erbe sintetiche. Io dico che per le realtà piccole il campo manterboso è improponibile. Cioè, in erba sintetica finisce là, ti alleni quando piove, giochi quando piove, stai tranquillo, non c'è manutenzione. Cioè, ripeto, ormai è questo il futuro. Cioè, è inutile che siamo. Io sono passato un altro giorno al campo, ho detto, guarda, ma che bel campo c'ha, però vedi i problemi, non sapevo altri problemi. E non capisco come le amministrazioni comunali, io non voglio parlare in notaresco, per l'amor di Dio, non conosco in realtà, però io dico, come fa a non prendere a cuore dove tu nei campi dilettantisti sono quelli che fanno maggior cavalcano questi campi, quelli proprio locali, ragazzi locali, quindi è quello che crea aggregazione. Io quando vedi i campionati, vedi per esempio il Cellino, ho avuto modo, fortuna di giocare su un paio d'anni, l'era di Piccioni, no? Loro è un modo di aggregarsi, la squadra ti aggrega, loro ecco quel tifo, quella cosa, quell'amore. Io immagino questi paesini che dopo la partita si riuniscono, quindi cambi in erba sintetica, si allenano, per me è fondamentale, cioè avere una squadra come Guardiomà, andare a giocare a Roseto, a Sant'Egidio, roba, cioè, mi sembra già non si va a seguire una squadra di eccellenza perché boh, figure. Cioè, è così, chi ti viene a seguire, magari anche ha la soddisfazione di avere una squadra locale e vedersela giocare in casa. Ecco, quindi magari no. Io continuo a dire sempre che molte volte le amministrazioni comunali si parlano di palestre, piscine, no? Ma quando un campo sportivo crea Se ce li talmente, hai. se ce l'hai, crea tanto di quel movimento, tanto di quella situazione, perché poi invogliano le società a fare il settore giovanile, quando tu hai una struttura, ritorniamo sempre là. Quindi io dico che l'amministrazione comunale dovrebbe veramente aiutarle queste società, perché ragazzi, portare una società a spendere 5.000 euro per livellare, manterboso, che poi alla fine alla prima pioggia che arriva ci fai allenamento, il manterboso è finito, cioè, No, ma poi c'è la dopo tutto quel periodo di manutenzione, inattività, ma poi noi sì, siamo ecco, stati quindi fermi più di io un anno. stavo passando a Colonia Paese. Vedere quella struttura in quel modo che l'erba è arrivata a fare delle porte, cioè all'altezza delle porte, cioè là c'è giocato i campionati di eccellenza. Cioè, io penso che l'amministrazione comunale dovrebbe tenerle a cuore Luca, un po' queste abbandonate queste società, in Sì, alcuni in casi. alcuni casi, come diceva il presidente, nei piccoli paesi il calcio ha un valore aggregativo fondamentale, dove la domenica, finita la partita, ci si trova tutti insieme. Anche fuori il campo, voglio dire, quindi bisognerebbe avere una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni politiche verso le società sportive che fanno tanti sacrifici, ma soprattutto in questo periodo, come dicevi tu, siamo stati fermi 1 anno e mezzo e ripartire anche da un punto di vista economico-finanziario è stato uno sforzo notevole, tant'è che mi dicevano parecchi dirigenti che ho sentito che dopo 1 anno e mezzo hanno avuto difficoltà anche a trovare degli sponsor per portare avanti la stagione. Quindi credo che sarebbe importante una maggiore vicinanza da parte della classe politica, delle amministrazioni comunali verso queste società. Ovviamente non ne faccio una questione politica, ne faccio No, una ma non questione, conosciamo poi il caso esatto, specifico, no? È il un mio discorso discorso è generale. generale, sì, sarebbe opportuna una maggiore collaborazione, Ma sì, diciamo. anche perché gli sponsor attualmente, se tanti fanno dopo il lockdown, le casse integrazioni, robe varie, Sì. prima diciamo la verità che gli sponsor non è perché è un tifoso o un patito di quella squadra, lo fanno per altri modi, quindi per altri motivi. Quindi attualmente non se lo possono nemmeno permettere gli sponsor di dare dei soldi. Quindi sicuramente le società adesso le piccole società sono messe ancora più a dura prova, perché sicuramente finanziariamente si devono veramente autogestire da solo, quindi ancora peggio. Quindi sicuramente no, sto periodo penso che le amministrazioni comunali dovrebbero fare veramente un piccolo sforzo se veramente vogliono bene. Da là si vede, insomma, ecco, l'amministrazione comunale che sta vicino ai giovani, perché questa è la cosa E principale. poi, oltre allo sforzo economico per ripartire, anche diciamo, il rispetto di tutti i protocolli, di tutte le restrizioni, cioè l'organizzazione della nuova stagione ha comportato delle spese
aggiuntive che prima non avevano le società, quindi a maggior ragione questo rafforza il discorso che faceva pure il presidente. Assolutamente. Allora, qualche minuto lo dobbiamo necessariamente dedicare ai campionati di cui non abbiamo parlato, mi riferisco alla seconda E e alla terza categoria, e poi apriamo la pagina finale di questa puntata di Goleada con i pronostici per la prossima giornata. Andiamo in seconda E, perché qui tantissime squadre teramane, il Cologna ci rivela, semmai ce ne fossimo dimenticati, che non è una sorpresa ormai, perché Cologna di Perantozzi già da prima del Covid stava facendo benissimo e ha continuato con vittorie importanti. Siamo andati a riprendere il colpo esterno a Giulianova, oggi è ancora 3-1 a Campli, ma poi ecco il Cortino, 5 gol a Teramo, Paterno Tofo vince una sfida delicata col Martinsicuro, il Controguerra di Marietti che abbiamo salutato va a fare un colpaccio a San Nicolò, e poi ancora questo Giulianova che si conferma, come detto da tanti, squadra molto molto attrezzata. E non voglio dimenticare gli amici di Casemolino che hanno fatto una bellissima bellissima vittoria per 4-1. Da dove vogliamo cominciare? Lucio e Luca? Vabbè, io posso dire che questa mattina ho avuto il piacere di sentire il mister Casemolino. E anzi, mi ha detto pure due novità di aver preso dal Sant'Omero due ragazzi in prestito, Reginelli, ma mi sa che mi ha detto, e un altro perché problemi di studio non potevano allenarsi a Sant'Omero, e quindi sono andati là. Mi sa che c'è il padre che fa il portiere, mi stava dicendo, mi stava spiegando cose. Beh, io ho avuto modo di vederlo, cioè Casemolino contro il Martinsicuro, persero 1-0, ma con un errore difensivo. Però sinceramente è una squadra che può veramente stare... Ti stupisce questa vittoria? No, no, assolutamente no, perché ti ho detto, sono ragazzi interessanti da vedere. Poi il Controguerra non l'ho visto, ma ti posso dire una cosa, che il mister Marietti, ripeto, quello rispecchia la squadra, rispecchia per me l'allenatore. Ogni inizio di campionato per lui è sempre, io vedo su Facebook le sue tensioni, le sue, quindi sembra come se fosse il primo anno che allena, no? E quindi lo vedo entusiasmo contagioso, sì, infatti quello. E quindi continua a dire, si trova lì in vetta. Sì, si trova là, perché poi alla fine è quello, quando uno ci tiene la squadra lo sente. Io poi la parentesi finale la voglio fare, e l'allenatore è importante, è come l'arbitro, è una partita importante, e vedere magari, lo dico subito, vedere una squadra, un allenatore che magari non mette il distinto, ricordo l'obbligatorietà dell'allenatore della seconda categoria in poi, la terza è rimasta fuori quest'anno da un paio d'anni, anche se poi c'è un altro discorso da fare, perché c'è un patentino che vale per prima, seconda e terza categoria, quindi... per me sarebbe giusto anche la terza categoria con l'allenatore abilitato. E ci sta sto discorso. Cosa può accadere in questi casi, Lucio, quando guarda, una società non Angelo, mette l'allenatore indistinto? Angelo, il discorso, guarda, io continuo a dire sempre, qua non è che uno deve scaricare le colpe, là dipende sempre dall'alto. Cioè, il discorso dell'allenatore indistinto, non c'è la sconfitta, la perdita a tavolino. Basta mettere quello e finito, cioè finisce tutto il gioco, capito? Il gioco, perché io vedere una società di seconda categoria non mettere l'allenatore indistinta, mettere indistinta come giocatore, ma il problema, io sai che cosa voglio sottolineare e dire? L'allenatore, tu alla squadra devi dare fiducia, devi dimostrare il tuo carattere. Quando tu ti vedi un allenato, una squadra, che tu vedi l'allenatore che sta fuori la recinzione perché non è abilitato, che vede che si mette come giocatore e roba varia, io penso che anche la squadra ne risente come stima nei confronti dell'allenatore, e continua a dire che l'allenatore per me deve dare quell'impronta di essere sicuro di sé, di sapere, e perciò noi diciamo, noi stiamo investendo tanto, e guarda, e sinceramente perciò ho detto non voglio parlare, però quando mi si tocca Ajax io esploro, perché nel senso stiamo dando tanto, non mi voglio sentire dire sti giorni ho pagato il tesseramento 28 euro adesso a settembre, però il settore tecnico non mi risponde ancora, robe varie. Ma il tesseramento va fatto a giugno, il settore tecnico non è che c'ha solamente l'Abruzzo, Teramo, o c'ha tutta l'Italia,
Quindi sono situazioni che non è, poi molti, ma io in corsi di aggiornamento, roba, io continuo a dire, ma guarda che per fare allenatore basta poco, pagare le 28 ore e tesserarsi, ok? Tesserarsi con la società. Le 32 delle associazioni, presidente, se mi sentono, dice ma no, non è obbligatorio, ma io dico che continua a essere obbligatorio, è importante perché tu quando c'hai dei problemi poi chiami, cioè dei problemi e chiami e poi io te lo devo risolvere. E quindi questo è il discorso, basta poco, i cacciatori che vanno a caccia spendono 500-600 euro di patente per andare a caccia, e non ce n'è, dei corsi di aggiornamento vanno fatti, serve per io sono contrario ai corsi di aggiornamento a livello online. Sono contrarissimo, purtroppo il periodo è quello, perché per me l'allenatore è il campo. Quindi fare i corsi aggiornamenti sul campo, confrontarsi con un collega, crea veramente anche qua aggregazione e ti confronti. Per me, un giorno lo dico perché il mister Di Marzio, siamo amici, adesso siamo scoppiato un amore tra di noi pauroso, però dico una cosa, disse una cosa, come dire, vabbè io corso là e ho messo uno davanti, ma è la fa. Una provocazione. È una provocazione, ma io dico, è giusto farle quelle provocazioni, sono giuste quelle provocazioni, perché in realtà io dico, ti metti là, metti il computer, magari intanto risbagli la domanda, alla risposta, torni a zero, la rifai, uno, due, tre domande, prima poi, quindi anche uno che... E per me continua a dire questo, quindi non voglio rubare altro tempo, perché io quando sento queste cose mi dispiace. E ti ho detto, noi abbiamo un programma, giriamo tutte le società, andremo a visionare tutte le società, tolleranza zero, ma non è che noi gli allenatori dobbiamo difendere, ok? Ma difendiamo l'allenatore che sta in regola, no, perché io difendendo un allenatore non in regola, automaticamente va a rompersi tutta quella catena che c'è dietro, quindi io l'allenatore, ecco Marietti, ma ho detto no perché stavo parlando prima del controguerra, è una persona che ti chiama, vuole fare il corso aggiornamento, come devo fare, non so fare questo, ti chiama, lo risolve il problema, non è perché io. E a me quando vedo queste cose, io adesso ho, ti dico la verità, 10-12 distinte di seconda categoria, perché li visioneremo tutte, non è che noi le distinte, diciamo, beh, andando metti in distinta, no, non la vede nessuno, noi ce l'abbiamo tutte le distinte. E vediamo che è obbligatorio l'allenatore, è obbligatorio, è inutile che tu non metti nella casella non allenatore e poi io. Intanto l'allenatore che si scrive come giocatore per noi è un allenatore, quindi incorre in sanzione e totalmente, quindi li valuteremo tutto e spero che ancora una volta per sempre finisce sta storia di essere cose. Per noi l'allenatore è l'immagine della società, l'immagine, io dico ai presidenti pure, ma portare una persona in banchina non abilitato e robe varie, ma succede qualcosa, ma perché mi devo prendere delle responsabilità? Prendi l'allenatore, lo tesseri e finisce là, quindi il problema non esiste. È una parentesi che non voleva fare, ho rubato già troppo tempo. No, non ti preoccupare Lucio. Due minuti prima della goleadina, Gianluca, la terza categoria la facciamo commentare a Luca Salini, perché è un campionato ricco di spunti, 16 squadre, poi sono anche alcune nuove realtà, sono ripartiti a Bellante, a Tossicia, diciamo, quindi è stata proprio una sfida, Tossicia Bellante equilibratissima, ha vinto il Bellante 1-0 fuori casa. Luca, innanzitutto mi colpisce il dato che si segnano tantissimi gol, la Dranus in tre partite ha fatto 18 gol e non ha subito 0 reti. Record regionale. Se non erro. Una domenica ha vinto 7-0 contro il Cermignano. Il presidente Plevanico, che abbiamo intervistato, è molto ambizioso, entusiasta, ci crede, insomma, nel fare un bel campionato. A mio avviso la Dranus e l'Atletico Teramo sono le favorite per una promozione diretta. E vedo molto bene anche il Cerchiara, che ha vinto 5-2 domenica. Cerchiara allenato da mister Lucci, che è stato il mio mister di quando, ai tempi del Bisen di Calcio, un bravo allenatore. Sai come lavora. Sì, che veramente si trova benissimo a Cerchiara, ci sono tanti ragazzi giovani ma con un mix giusto con giocatori più esperti, e mi ha parlato bene dell'ambiente, l'unica cosa lamentava il fatto degli infortuni, perché adesso allenandosi e giocando al campo, nuovo campo sintetico di Isola, diciamo forse non sono molto abituati, ha avuto 4-5 infortuni muscolari legati anche, dovuti anche al fatto che sono stati fermi per un anno e mezzo, quindi
La ripartenza qui è stata molto difficile. Ci danno molto attrezzate anche l'Atletico Teramo. L'Atletico Teramo. Che abbiamo, ho intervistato il vicepresidente Faragalli un po' 20 giorni fa. Anche loro che vogliono rappresentare proprio una società che, dove possono raggrupparsi tutti quei ragazzi. Poi che non storia, trovano spazio. L'Atletico Teramo qui. Sì. Qui a Teramo, diciamo, la seconda squadra di Teramo, storia, esatto, vorrebbero esatto. Anche c'è un progetto importante e anche in Rocca Santa Maria sono venuti qui mercoledì scorso, sì. continuano a vincere, ottimi risultati, quindi è un campionato comunque dove ci sono squadre forti. Occhio Atletic Tortoreto, sì. Vediamo questo Bellante, Lucio, colpo a Tossicia. Bellante, sì, squadra... io guarda, sinceramente ripeto, sono ripartiti modo, con il nome dello storico Bellante nel 1958. Beh, guarda, Bellante ha fatto anche la Serie D, un'eccellenza, esatto. Quindi grande storia, no? Quindi io penso che la terza categoria può essere anche stretta per il paesino, per la voglia, però ripeto, non ho avuto modo di vederlo, però anche questo andrò a vedere, mi sta vicino a casa, quindi ci andrò a vedere, ma anche per vedere. Io ho seguito un po' il mister Manucci per il calcio femminile del Bellante, però c'è una squadra femminile, Bellante, è una squadra di terza categoria. Secondo me ci sono tutti i presupposti per fare bene, anche perché 6 punti mi sa che sta, quindi non dovrebbe essere male. Partiti la bene. Sì. Gianluca, andiamo, chiudiamo con la goleadina che la sottopongo, non abbiamo tempo per rivedere la scorsa. C'è stato anche uno spareggio in due, hanno totalizzato 5 su 7 perché c'era anche Atletico Lemba, ringraziando sempre gli amici di Madre Natura. Questa è la locandina della nuova serata dedicata proprio alla domenica e quindi mi viene in mente dedicata anche alle squadre, no? Che dopo una vittoria, dopo un pomeriggio passato sui campi, possono andare assolutamente a divertirsi, a mangiare e a bere qualcosina in questo splendido posto che ci ha sempre sostenuto e ci accompagna, mettendo a disposizione ogni settimana una cena al più bravo a pronosticare i risultati di questi campionati che ci andiamo subito a vedere. 8 partite anche per questa terza giornata, abbiamo preso un po' qua e là sfide che ci sono sembrate equilibrate. Allora, minuto a testa, 30 secondi a testa, Lucio e Luca per questa goleadina del nuovo weekend calcistico. Vai. Tu vuole cominciare? Per me non c'è problema, posso iniziare. Vai, io Lucio. Tranquillamente. Sono belle partite, bei incontri, Insula Falchi Torricella. Mi viene un X. Guardia Umano Favale, mettiamo 1. Lionsvilla, mettiamo 2. Cortino Cambli X. Atletico Giuliano Spartano X. Nuova Toranese Frontarola, mettiamo 1. Sentegliese Atletico Teramo, non so, c'è aria di qualche cosa di novità, mettiamo un 2, va, ci voglio provare. E Atletico Tortoreto 2, vediamo, anche se Castelnuovo c'è il mister Dino Candelore che mi ha chiamato con gran voglia di partire, di stare tra i giovani, però dai, mettiamo un 2. Luca, la prima è quella, sì. Allora, in Insula Falchi Torricella, Torricella ci sono gli amici, c'è Tragugio di Gian Domenico che saluto e che ringrazio sempre per le informazioni. Metterei X2. La doppia, partiamo subito con la doppia. Sì. Luca. Poi Real Castelnuovo Favale, Real Guardia Romano 1, Pretura Jonesvilla 2, Cortino Campli 1, Martin Sicuro Atletico Giulianova. Questa è una bella partita, pure. Metterei X. Nuova Toranese Frontarola 1, Sant'Egidio 89, Atletico Teramo 2, Virtus Castelnuovo Atletico Tortoreto 2. Ok, quindi abbastanza simili nei pronostici. Ci vediamo, chissà, magari vincete tutte e due, okay. Passate una bella cena da Madre Natura. Io ringrazio tutti gli amici, voi che ci seguite ogni settimana, sia in diretta sia in replica, poi nelle varie passate su Super J, ma anche sui social. Siamo molto seguiti sui video su YouTube, su canale YouTube, ma anche su Facebook e sui vari social. L'appuntamento con voi è a mercoledì prossimo, ma adesso io voglio
salutare ringraziando per l'ultima volta Lucio De Iuris e Luca Salini. Grazie. Grazie a te, Angelo. Lucio, grazie, te, Luca. Angelo. Insomma, grazie di cuore. Una l'abbiamo fatta, ma sicuramente saranno altre occasioni per riparlare con voi di calcio dilettantistico. Ringrazio la regia curata da Gianluca Iezzoni. Buonasera a tutti. L'appuntamento a mercoledì prossimo.